L'anno solare 2013 si è concluso molto bene per la Cavese, che dopo aver ottenuto una salvezza clamorosa al termine del passato campionato è riuscita ad assestarsi in zona playoff in questo campionato, con 2 punti di vantaggio sulla Battipagliese sesta in classifica. Numeri importanti per i biancoblu nel girone di andata di questo torneo di Serie D, a cominciare dai 38 gol realizzati, secondo attacco del girone, ma non dimentichiamo nemmeno i numeri importanti del girone di ritorno dello scorso campionato, quando la Cavese di Mister Chietti raggiunse la permanenza in categoria con un turno di anticipo, totalizzando 29 punti in 17 partite. E anche in questa prima parte di stagione sono arrivati 29 punti in 17 partite, ma ne sarebbero stati 30 sul campo se non fosse stato per la penalizzazione in classifica. I metelliani hanno vinto a Licata per 5-0, troppo facile per i biancoblu avere ragione di una compagine imbottita di under e priva di diversi seniores tra svincoli e indisponibilità varie. La Cavese, guidata da Centofanti in panchina al posto dello squalificato Chietti, poteva anche sperimentare una soluzione tattica nuova con difesa composta da Parisi, Piscopo e Cirillo, supportati da Montagna, davanti al portiere De Luca, poi in mezzo al campo Lamberti, Lordi, Cosmo Palumbo, Luigi Palumbo, De Rosa e Contino in attacco. Solo 9 minuti e i biancoblu sono passati in vantaggio con gol di De Rosa sul rigore, poi raddoppio di Cirillo con un tiro da lontano, terzo gol ancora di De Rosa e quarto gol realizzato da Piscopo, tutti nel primo tempo. Nella ripresa si è visto in campo il giovane portiere D'Amico al debutto in campionato e la Cavese ha sfiorato più volte la cinquina, salvo raggiungerla al 72esimo con un gol dell'agrigentino Contino. Risultato finale di Licata 0, Cavese 5, con Claudio De Rosa che ha dedicato a fine partita la vittoria allo storico massaggiatore Silvio Lambiase, scomparso da qualche giorno. Per il campionato appuntamento a domenica 5 gennaio, rende Cavese allo stadio Lorenzon. Nell'ambiente metelliano si possono trascorrere un buon Natale e un felice anno nuovo.